tutti, bentrovati. Si gioca 10 minuti qui su Lee Chess con tutto il tempo di commentare, vedere un po' che cosa si verifica durante il corso delle partite. Sono un maestro Fide Nicolò, e contro la mia 4 decide il mio avversario 2280 di giocare la siciliana. Cavallo F3, idea conquista del centro, chiaramente con un pedone D4. Siamo nella linea principale dove il mio cavallo si trova abbastanza bene, qui al centro della scacchiera, e cavallo F6 vuole cercare di provocare cavallo C3. Ok, accetto la teoria. In questa posizione ancora non è chiaro dove lui voglia arroccare e che tipo di schema voglia applicare, perché con G6 alfiere G7 saremo dunque nella partura dragone. Dopo D6 potrebbe voler fare E5 con rientri nell'apertura svestnico, o comunque dopo E6 A6, anche lì siamo nel pieno della Neidorf, dipende un po' cosa voglio fare. Decido quindi di giocare una linea tagliente, alfiere G5. Linea tagliente ce ne accorgiamo subito perché sin dall'apertura sviluppo un pezzo che supera la metà scacchiera, creando un contatto. La mia idea potrebbe essere in alcuni casi quella di immolare, dare il mio alfiere boom contro il suo cavallo, semplicemente per rovinare la struttura. Dona B6 si sottrae da questa diagonale e direi che cavallo B3 mantiene tutto sotto controllo, difendendo il punto B2 e in alcuni casi controllando questa casa 5 che potrebbe essere una casa di manovra tipica per la donna. La mia attenzione va subito su una mossa cavallo D5. Ok, cavallo D5 è la tipica mossa che nella siciliana o vince o perde. Il bianco conquista spazio, cerca di occupare questa casa con il proprio cavallo e il nero dovrebbe cercare di contrastare quel pezzo. Se giocassi cavallo D5 subito, cosa si verifica? Minaccio la donna, minaccio il cavallo che comunque sia difeso e dopo il cambio avrò un vantaggio di spazio, ma non è quello che voglio, cerco di creare qualcosa in più e giocando una mossa che potrebbe sorprendervi, gioco questa. Vorrei giocare donna E2 in realtà. Preso donna E2 mi accorgo che gli do l'idea di giocare cavallo D4, allora gioco donna D2. Con doppia idea, arroccare lungo per poi sostenere questo ingresso. Quando io salto alla fine dei cambi non ci sarà questo scacco. E l'altra idea, forse la più semplice, banale, facile da realizzare, la spinta del pedone F, accompagnando dunque G, H, tutti insieme verso l'infinito e oltre. Quindi voglio cercare di fare questa spinta. G6, questa è una mossa da punto interrogativo perché la cattura, che era la mia idea, adesso diventa più forte perché e lui ha tutti questi pedoni brutti, in particolar modo il pedone D6 che presto lascerà la scacchiera. In che modo lascerà la scacchiera? Semplicemente mettendo tutti i miei pezzi contro quel pedone, quindi io continuo il mio sviluppo cercando di pressare il pedone D6 che è rimasto indietro. Alfiere G7 preparando l'arrocco, se gli togliesse il cavallo, diciamo che una mossa qualunque come cavallo E3, mi permetterà di guadagnare il pedone, magari il fatto che lui abbia deciso di arroccare corto, perché dopo l'alfiere G7 sicuramente vuole arroccare corto, mi dà l'idea di provare, scusate, a indebolirlo un po' di più. H4, volevo giocare H5, H5 l'ha giocata lui, vi mostro qual è la sua idea dietro, cercare di giocare alfiere H6 attaccando donna e alfiere. Ok, è il momento di fare un respiro e cercare di ricostruire con calma il piano corretto, che potrebbe essere, come annunciato prima, quello di spostare il cavallo facendo pressione sul punto arretrato. Sarebbe fantastico per il bianco catturare questo pedone che è rimasto debole con un pezzo leggero, quindi cavallo C4, idea cavallo per D6. È anche vero che io non ho alcuna fretta di entrare in D6 perché è una debolezza che lui si ritroverà tutta la partita. E questa è un po' la differenza tra il giocatore esperto e il giocatore amatoriale. La fretta di vincere. Il giocatore esperto individua il vantaggio, dopodiché cerca di trovare il momento giusto per sfruttarlo, quindi un cavallo in D4 e magari si prepara a un salto in D6 più avanti. Ok, cavallo E5. Quale potrebbe essere un modo tattico di approcciare la posizione? E direi di aprire tutto con F4, G4, tutto contro l'arrocco, approfittando del fatto che per adesso questo è un alfiere chiuso, sicuramente forte perché l'alfiere di fianchetto, però attualmente è chiuso. Infatti non è da escludere che lui debba giocare alfiere H6 per portarlo in gioco.
Ok, non è così. Direi che è il momento di aprire tutto o di sotterrare ulteriormente il mio avversario, in particolar modo questo alfiere, attraverso questo percorso. Gioco F4, gioco F5. La partita continua. Direi che F5 è un'ottima mossa. L'idea, come annunciato prima, è quella di chiudere quest'alfiere che troverà sicuramente più gioco attraverso lo sviluppo in H6. Non è così, tentativo di vittoria che viene in realtà neutralizzato da cavallo C4. Cavallo C4 mi sembra parecchio forte. Cavallo C4 mi sembra una buona mossa, però B3 magari è la più semplice. Alfiere H6, vedremo se sarà questa la sua risposta su alfiere H6, torre H3 per mantenere il controllo e la difesa. Non è da escludere che su alfiere H6 abbia delle intermedie tipo cavallo D5. Ok, cavallo E5, direi che è il momento di risaltare al centro. Come vedete lo sto limitando parecchio. Questi due cavalli sono indomabili, lì al centro della scacchiera. In case non più controllabili da pedoni avversari, in particolar modo lui, protagonista dell'iniziativa. Visto che il mio avversario è rimasto con il re al centro, beh, è giunto il momento di aprire tutto. G4, idea H5. Se mi cattura, spingo H, cerco di attaccare tutto, di aprire più spazi, consapevole che sul lato di donna, questa donna, gioco di parole, comunque sia, non abbia alcun seguito, non ha possibilità di attaccarmi. Qui sono più che contento, sono, diciamo, strafelice. Non so se si osserva questa felicità dal mio volto, comunque sia, tutto sotto controllo, arriva H e ci accingiamo a continuare. H6, se alfiere qui, posizione un po' triste per questo alfiere, e H7 è molto forte. Ah, guardate che bella, vediamo se funziona. H7, ho un'idea tattica, vediamo se si realizza giocando questa con un matto di pedone, però per adesso non sono in grado di realizzarla. Ok, gioco torre F1. Torre F1 minaccia di vincere, minaccia donna per G5, pedone F6 e cavallo E7 matto, e lì sarebbe, diciamo, una posizione fantastica che merita tutti i like possibile sul canale. Vediamo se è giusta, se funziona ancora. Ok, per adesso no, però se gioco cavallo E7, spostando la torre si nasconde, quindi ancora no, non funziona. Cavallo F6 è un altro motivo di attacco. Ok, ha giocato torre F1, lo ammetto, per giocare questo fantastico sacrificio di donna che vedremo tra poco. Non ero sicurissimo fosse la mossa più giusta, però questa è una posizione sicuramente sotto controllo. Anche torre H6 dovrebbe vincere. Oppure cercare di portare la donna, perché donna H6 porterebbe al matto. Ok, cerchiamo di vedere un po'. C'è anche questa intermedia simpatica, perché su B4 questa donna senza tante case deve tornare in una posizione peggiore. Gioco questa qui, B4. Facciamo retrocedere questa donna verso il bordo della scacchiera, così gli togliamo idee fastidiose e bellicose su questa diagonale. Ok, questa mossa l'ho considerata, però se gioco donna qui dovresti perdere un pezzo. Ok, fase di analisi, perché gioco donna C3. Oppure anche alfiere per C4 e donna H2 vince. Vediamo, diciamo che sto analizzando questa linea. Alfiere per, donna qui, minaccia donna H6 matto. A quel punto lui dovrà fuggire, io entro in H6 e si dovrà nascondere qua. Ok. Quindi donna H6, lui si nasconde, donna G7 dovrebbe essere la mossa vincente. Se cattura, matto. Ok, va bene, un calcolo, lo rivediamo. Alfiere per, donna qui. Il cavallo è intoccabile, altrimenti segue il matto. Quindi dovrà fuggire con re qui. Dunque, donna H6. Se difende di alfiere promuovo, l'alfiere è inchiodato e quindi ci sarà matto. E se il re si sposta qui, non ha tante case, mi dà l'idea del matto del corridoio e donna G7 dovrebbe funzionare. Anche se su alfiere per promuovo dovrebbe giocare alfiere F8,
a quel punto vediamo un po' quale potrebbe essere il matto. Sono sicuro che ci sia matto, però ancora non è così definita. Ok, cerchiamo altre continuazioni. Cavallo E7, oppure Donna C3 come annunciato prima, è la mossa che guadagna un pezzo. Va bene, giochiamo Donna C3. E guadagno un pezzo perché attacco la donna. Il cavallo non ha scacchi fastidiosi se il cavallo di 2 lo catturo. La donna deve andare via, quindi alfiere per C4. È vero che poi questo alfiere sarà inchiodato, potrà fare B5, però in realtà questa donna insieme al cavallo si coordinano su F6. Quindi questa aggiungiamo idee tattiche. Poi a quel punto con una donna in C3, anzi con la donna in C3 minaccio di vincere con cavallo E6, perché donna per F6 a quel punto è vincente. Vediamo. Rivediamolo insieme. Sì, cavallo E6 è finita. Ancora re qui, prosegue il cavallo E7 matto, fantastico. Quindi guardate un po' questa favola, la favola magica del pedone H che zitto zitto avanza fino a creare questa posizione spiacevole dove proprio l'alfiere, che in teoria l'alfiere di fianchetto è il pezzo migliore sia in attacco che in difesa, ma è l'alfiere che condanna il re del nero a una mancanza di spazio. Donna per F6. Ok, vediamo un po' come limitarlo. Intanto abbiamo questo scacco che è potentissimo. Ah, donna per semplicemente matto, vediamo se c'è qualcosa di più carino. Donna per matto immediato, qualche intermedio, magari qualche matto di pedone, però donna per. La chiudiamo così. Ok, è stata una buona partita, la rivediamo. Quindi diciamo che in questa posizione, e ricordate, se l'alfiere è in G5, l'idea di questa apertura, di questa linea contro la siciliana, è dare il proprio alfiere per indebolire il controllo della casa D5. Quindi è tutto ancora più facile quando lui mi gioca G6, questa mossa ha sicuramente punto interrogativo, e dopo i cambi, questo meglio. Ok, tra stare meglio e riuscire a ottenere una posizione vinta, chiaramente. Ne passano di mosse e ci sono tante variabili. Quindi ho spinto H4 per indebolirlo un po'. Se lui arroccasse corto, H5 all'attacco. Quindi H4, lui si sposta. Re B1, mossa sicura. Se voi arroccate lungo, il Re B1 starà bene. E dal punto di vista pratico, abbiamo evitato questa minaccia. A5 da parte sua, cavallo E3, facendo un po' di pressione. Ma qui dico, lo dicevo prima, tutto sotto controllo. Non vedo assolutamente alcun modo da parte sua di crearmi problemi. La spinta F4, F5 è tematica con l'obiettivo di chiudere l'alfiere. Posso da bianco dare tutti i pedoni che voglio perché lui non avrà controgioco. Adesso il pedone H fa carriera, simpatico lui che riesce a raggiungere, come tutte le favole, la fine della scacchiera bloccandosi purtroppo a una casa dalla promozione. Tuttavia, con il re in G7 non ha più modo di difendersi dal matto. Allora, qui ho questa mossa è molto bella perché minaccia questa sequenza su torre C8, donna per. E lui cattura, scacco, lo si sposta e cavallo E7 matto è quello che volevo creare. Una rete di matto con protagonisti due pedoni, un cavallo e due torri. Ovviamente è una minaccia fine a se stessa, però era così bella e così difficile da immaginare che mi aspettavo non riuscisse a difendere. La posizione comunque continua a essere vinta perché di mosse e di piani non parecchi. E su questa cavallo C4 la semplice donna C3, che da una parte guadagna un pezzo, se lui si sposta catturo qui, però dall'altra cavallo E6 decisiva con il matto che avete visto in partita. Questa è una partita, una posizione molto divertente da giocare. E su cavallo E6 ci si stringe la mano. Ok, è venuta fuori una bella partita, piena di idee. Questa idea con alfiere G5, per chi affronta la difesa siciliana, fate la vostra, cercate di collegare alfiere G5 al salto in D5 e sicuramente avrete qualche soddisfazione. Spero che il video vi sia piaciuto, seguite il canale, seguite i video. Ciao, ciao a tutti e alla prossima.